Dopo un anno caratterizzato da chiusure forzate e didattica a distanza, il mondo della scuola prova a riprendere una graduale normalità. Per testimoniare il ringraziamento e la vicinanza al personale scolastico in un anno così difficile, il sottosegretario del Ministero dell'Istruzione, Rossano Sasso, ha incontrato la comunità scolastica del terzo circolo didattico San Giovanni Bosco, con la presenza anche del sindaco di Bisceglie, Angelo Antonio Angarano. Il sottosegretario ha ringraziato dirigenti, insegnanti e il personale non docente per aver garantito a studenti e famiglie la continuità didattica pur in condizioni difficili. Il ringraziamento però non è sufficiente, ha sottolineato Sasso, ma dovranno seguire azioni concrete da parte del governo. Dobbiamo dire grazie con risorse, con impegno concreto, con la possibilità di far lavorare i lavoratori in sicurezza. E sapete che abbiamo stanziato risorse su risorse, ma far lavorare, dare serenità ai lavoratori vuol dire innanzitutto stabilizzare il personale precario, dare una maggiore dignità professionale ai loro colleghi di ruolo, cercare di far venire quante più unità possibili. Questa volta i soldi ci sono, stiamo vivendo un'occasione storica grazie al Recovery Plan. È come se fossimo in un immediato dopoguerra. L'importante però è spendere i soldi in maniera, diciamo, efficace, evitando gli errori del passato. Una novità di quest'anno scolastico è il piano estate, che prevede la libera partecipazione degli studenti ai laboratori ludico-culturali, un'opportunità per sopperire alla mancanza di socialità che ha caratterizzato l'intero anno scolastico. Il sottosegretario Sasso ha illustrato inoltre alcune misure stanziate per la scuola, tra cui un bando di 700 milioni destinato ai comuni per le scuole elementari e dell'infanzia. Abbiamo stanziato 300 milioni di euro dando la possibilità alle singole scuole, senza imporre i banchi a rotelle o altre corbellerie, dando a loro la possibilità ai presidi di utilizzarlo per dispositivi per di areazione, ventilazione meccanica, per piccoli lavori di edilizia scolastica. In questo decreto sostegni, secondo, diamo ulteriori 50 milioni di euro agli enti locali per individuare degli ambienti. Attraverso le vaccinazioni in corso e quelle che saranno somministrate durante questa estate, il mondo della scuola spera di ripartire con il nuovo anno scolastico senza ulteriori chiusure. A settembre si deve riaprire, ma si riapre e non si chiude mai, la scuola non chiuderà mai. Ci sono 6.000 istituti in tutta Italia che hanno aderito al piano estate, chi in un modo, chi nell'altro. Diamo la possibilità ai bambini di socializzare, ma l'obiettivo più importante, augurandoci che non ci sia l'ennesima ondata pandemica, è quella di vedere le scuole, quella di vedere che belli quei bambini, e di veder suonare le campanelle, di sentirle suonare. Questo è l'augurio e l'impegno.